L'apparato respiratorio è costituito da organi che hanno la funzione di introdurre all'interno dell'organismo ossigeno ed eliminare l'anidride carbonica. È costituito dalle vie aeree, ovvero naso, bocca, faringe, laringe, trachea e bronchi, e dai polmoni, dove avviene lo scambio gassoso. L'aria che entra dal naso e dalla bocca passa per la faringe, un condotto muscolo membranoso, per poi mettersi nella laringe, che presenta ad un'estremità una cartilagine detta epiglottide, deputata ad impedire, al momento della deglutizione, il passaggio di cibo nelle vie respiratorie. L'aria prosegue il suo percorso nella trachea, da cui si dipartono i due bronchi, che si dividono in rami sempre più sottili, e finalmente giunge ai polmoni. Gli scambi gassosi avvengono in piccole cavità dette alveoli polmonari. Qui l'ossigeno entra fino a giungere ai mitocondri della cellula e l'anidride carbonica passa dai mitocondri all'esterno, trasportata dalle cellule del sangue. I polmoni sono due grandi organi di consistenza spugnosa, delimitati nella parte inferiore dal muscolo diaframmatico, che permette, con l'aiuto dei muscoli intercostali, la loro contrazione e rilasciamento. L'atto respiratorio è costituito dalla fase di espirazione, in cui entra circa mezzo litro d'aria nell'organismo, che può aumentare in caso di ventilazione forzata, e dalla fase dell'espirazione. Durante l'attività fisica, in particolare l'attività sportiva, è importante respirare dalla bocca, poiché l'aria immessa nell'organismo è decisamente maggiore di quella introdotta dal naso nella stessa unità di tempo.